Alla gastronomia di qualità a Iesi con Capricci di Gola, evento organizzato dall'associazione culturale Terra Mia, che porta nelle piazze italiane questo salone del gusto dedicato alla scoperta di antichi sapori della tradizione enogastronomica italiana. Capricci di Gola ospiterà circa 30 tra i migliori produttori locali e nazionali in Piazza della Repubblica, unendo le migliori DOP dal Piemonte alle isole, da venerdì a domenica dalle 10 del mattino alle 8 di sera. Per il momento è tutto, appuntamento alla prossima edizione. E noi ritorniamo in diretta a questo punto perché, come vi avevamo annunciato, abbiamo con noi Fabrizio. Carissimo Fabrizio, buon pomeriggio, ci sei? Buon pomeriggio a voi, sì, ci sono, è un piacere essere ospite da voi. Ciao a tutti. Ciao Fabrizio, anche da parte mia ovviamente. Hai smesso di leggere? Ho smesso di leggere il libro proprio di Fabrizio. No, infatti Giuliano è arrivato all'improvviso oggi pomeriggio, non aveva visto il tuo libro, no? Gli ho detto, guarda, abbiamo l'intervista con Fabrizio, è venuto in trasmissione e non ha fatto altro che leggere, anziché fare la trasmissione si è messo a leggere il libro. Certo, è un grande piacere. Beh, devo dire che oltretutto è il mio genere, quindi a me piace molto, ho dato una scorsatina veloce, ma penso che perderò molto più tempo perché lo vorrò leggere tutto. Senti, ti ringrazio. Senti Fabrizio, moltissimo. Il tuo, innanzitutto, il libro si chiama Il sonno del mostro. Sì. E qui subito ho fatto un rapido avvicinamento a Lucia perché ho detto... Beh, dico, no, no, ma non per il mostro. Ti spengo il microfono subito. No, ho detto, questo è un libro che Lucia, siccome odia il genere thriller, o meglio ancora horror, lei non lo leggerà mai. Allora io mi sono dato da fare per farle poi magari un piccolo riassunto. Devo dire che il tuo è un libro che secondo me... A parte il fatto che, ripeto e risottolineo, è molto piacevole, è un libro che secondo me è molto adatto per le vacanze estive. Esatto, sì, sicuramente è una lettura forse per certi aspetti un po' forte, ma comunque anche disimpegnata. Infatti io dal canto mio cerco anche comunque di utilizzare un linguaggio che non abbia parole, diciamo, troppo ricercate, anche per comunque che sia comprensibile a tutti e che sia comunque... è scorrevole per tutti. E infatti per quello lo stavo leggendo, eh? Sì. Dunque, stavo dicendo, ti interrompo un attimo, scusa, dicevo, è un libro secondo me molto estivo perché, ad esempio, sul lettino in spiaggia penso che sia un ottimo aiuto e un ottimo amico. Diventa un po' più difficile leggerlo da sera a letto. Effettivamente sì, potrebbe dare un po' di problemi per dormire, forse anche perché trattandosi appunto di incubi da parte di un mostro, diciamo che potrebbero essere sogni un po' troppo pesanti, forse non adatti a tutti, diciamo. Senti, ma come ti è venuta questa idea di avvicinarti ai cupi toni di Edgar Allan Poe, tipo? Dunque, io appunto ho sempre avuto una grande passione per questi scrittori del secolo scorso, anche contemporanei come Barker o lo stesso King, a cui io mi ispiro molto, e ho semplicemente pensato che comunque fosse, diciamo, un'idea originale e interessante, anche ispirandomi appunto alle loro scritture, anche sapere che cosa potrebbe sognare una di queste creature che comunque è costretta ad un sonno forzato. Certo. E ho cercato comunque nei racconti che seguono di cercare di dare un tocco di follia anche alla normalità stessa, perché comunque, anche basandomi su purtroppo episodi di cronaca che si sentono tutti i giorni, penso che comunque un pizzico di follia e di mostruosità ci sia anche nella realtà. Sì. E forse fare associare queste idee al sonno di un mostro, di una creatura, mi sembrava, ecco, diciamo, una buona pensata. Senti una cosa, Fabrizio, la tua musa ispiratrice da dove nasce? Da quel certo Mimmo che tu in prefazione saluti? Certo, io con Mimmo ho un rapporto particolare, anzi, lo ringrazio tantissimo per la fiducia che mi ha dato, per il sostegno che comunque continua a darmi, ed è stato lui anche a consigliarmi, cioè, per il meglio anche nel mio stile di scrittura, per cui non posso fare altro che ringraziarlo, e per questo ho dedicato comunque anche a lui il libro, perché certo, è comunque una persona speciale. E poi, poiché da precedenti esperienze abbiamo visto che in Scozia nascono tante leggende e tante cose strane, tu definisci Mimmo come lo scozzese più simpatico che c'è, quindi vuol dire che molte
trame dei tuoi racconti te li ha suggeriti un po' lui. Esatto, sì, esattamente. Anzi, non escludo in un futuro di fare anche un romanzo sul mostro di Loch Ness, tanto per restare in tema, perché sarebbe un argomento che da sempre mi ha affascinato, e quindi potrebbe venire fuori un'ottima storia. Potrei chiedere consiglio anche a lui, volendo. Direi proprio che sarebbe la persona forse più che adatta. Esatto, esatto. Ma a questo punto però ti faccio anche una domanda. Tu al mostro di Loch Ness sei tra quelli che credono o sono rimasti un attimino titubanti? Ma io penso che comunque, io sono tra quelli che credo, dico la verità, perché io penso che comunque non credere a niente sia anche comunque avvilente, brutto. Io penso che comunque qualcosa, al di là mostro di Loch Ness, extraterrestri, comunque creature leggendarie, perché non crederci? In fondo noi non sappiamo del tutto quello che ci circonda e penso che non lo sapremo mai, per cui anche abbandonarsi alla fantasia a volte può giovare. Esatto, crede, non può che fare bene, anzi. Certo, sono me. Perfettamente d'accordo con te, perché dà adito a fantasticare. Esatto, esatto. E allo stesso tempo ad aver paura, capito, Lucia? Esatto. Infatti io sono rimasta in silenzio perché... Sta già tremando, te lo dico, eh. Ha detto, stando così le cose, io il libro col piffero che lo leggo. Prometto comunque che nel romanzo di prossima uscita ci sarà anche molto sentimento, commisto ad una dose di sempre sano orrore, ma ci sarà anche molto sentimento. Ma sai cosa faccio? Prima me lo faccio raccontare, poi dopo lo leggo. Così so già tutto e ho meno paura. Ascolta, Fabrizio, dove si trova il tuo libro? Dove si può trovare? Dunque, il mio libro adesso si può trovare online sul sito www.lulu.com oppure sul sito www.amazon.com, o potete anche farne richiesta al mio sito www.fabriziocarollo.it. A breve metterò in distribuzione il libro anche nelle librerie di Bologna e provincia. Bene, e i progetti per il futuro li hai già un po' anticipati, dicendo che lo farai un po' più sul roseo. Esatto, esatto, sì, io progetto come appunto questo romanzo che sono ancora in lotta con il finale, che appunto parla di una sorta di storia d'amore e di vampiresca, diciamo così, che vuole essere, diciamo, un omaggio anche questo ai film di una volta, più che comunque all'aspetto del vampiro attuale. Allo stesso tempo sto anche portando avanti il seguito di un racconto che era inserito nella mia prima pubblicazione e cerco comunque anche di stendere un romanzo adesso che abbia una sorta di omaggio thriller di Dario Argento, a cui io sono molto affezionato. Stavo per dirtelo, infatti, Sì, perché tu inizi il libro con il gigantesco portale e mi sembra che questo racconto sia da sfruttare ampiamente anche cinematograficamente. Esatto, io ci spero perché si può venire fuori. Se non fossi, diciamo, stato scrittore, mi sarebbe anche piaciuto essere uno sceneggiatore. Bene, allora noi a questo punto ti facciamo i nostri migliori auguri. Ovviamente siamo in attesa di tue nuove edizioni, poi ci saprai dire qualcosa ovviamente con un po' di anticipo. Certo, io vi ringrazio per la vostra disponibilità e per avermi ospitato nella vostra trasmissione. Noi invece siamo contenti che tu ci sia stato, ti auguriamo le cose più belle, ti salutiamo e ci sentiamo alla prossima. Grazie, grazie a tutti. Ciao. Un bacione a tutti gli ascoltatori di Ciao Radio. Ciao. Ciao Fabrizio. Ciao. Ciao. Pubblicità. Carrozzeria Eman.